Ma prima di farlo vorrei dire che le società che sono invitate a, questi tornei il 26 maggio dovranno aderire con piacere, penso, delle società a una manifestazione che faranno i piccoli amici, quindi anno 2006-2007 al campo sportivo Tor dei Cenci. Poi per miglior informazioni potete sentire insomma il responsabile della scuola calcio. Andiamo a parlare dei due memorial che andremo a fare, di due categorie diverse. Il primo memorial è dei Pulcini 2003, ottavo memorial Domenico Maggi, e per dare una spiegazione che va oltre il calcio vorrei chiamare per due parole e spendere una considerazione la sorella di Domenico Maggi, Claudia. Accogliamola con un applauso. Eccoci qui. Buonasera. Prego. Grazie. Grazie a tutti. Io voglio ringraziare il presidente del Tor dei Cenci, soprattutto per le bellissime parole che ha detto di presentazione. E voglio ringraziare tutto il Tor dei Cenci perché ogni anno ci dà sempre una dimostrazione di affetto nei confronti di Domenico e di tutta la famiglia, e quindi per noi è una cosa bella, perché la cosa più importante quando passano gli anni è che comunque nessuno lo dimentica, quindi questa cosa per noi è fondamentale. Adesso basta, ringrazio tutti. È giustificata l'emozione, Claudia. E quindi questi sono i Pulcini 2003. Andando avanti, parlando dei Pulcini 2004, il primo memorial di uno storico dirigente del Tor dei Cenci, Aldo Marinelli. E vorrei chiamare, insomma, a parlare e a spendere due parole giustamente qui il presidente del Tor dei Cenci, Renato Sensi, scusi. Prego. Buonasera a tutti. Io non so se Marco voleva dire le mie parole, però come amico di Aldo, quindi me ne dico io due parole. E Aldo è stato presidente del Tor dei Cenci, è stato molti anni vicepresidente e diciamo che era uno che il Tor dei Cenci ce l'aveva nel sangue. Purtroppo è venuto a mancare due anni fa, e quindi noi abbiamo pensato, anche se con ritardo, di dedicargli, intestargli un torneo che permanentemente noi ripeteremo negli anni successivi. E come del resto abbiamo fatto con Domenico Maggi. E quindi le categorie non lo sappiamo, negli anni successivi può darsi che le estenderemo anche a categorie un po' più di grandicelli, e quindi deciderà appunto il settore tecnico con quale categorie fare questi tornei. Volevo inoltre ricordare per Aldo che lui era veramente un appassionato del Tor dei Cenci. Diciamo che al Tor dei Cenci siamo cresciuti insieme, e che per delle vicissitudini che adesso non mi metto a ricordare, lui in questi ultimi anni seguiva la società amica che lo stiamo qui rappresentando. E comunque stavamo sempre in contatto, lui stava sempre qui da noi, e quindi niente, era veramente il Tor dei Cenci, come ripeto, ce l'aveva nel sangue. Ecco perché noi cerchiamo di ricordarlo tutti gli anni. Grazie.
ringraziare il presidente, ringrazio anche il vicepresidente Aldo Casarella, che insieme hanno deciso di intestare, insomma, questi tornei a persone che hanno dato tanto al calcio giovanile di queste categorie. Quello che vi voglio dire, poi continuiamo, insomma, a mangiare e dopo andiamo avanti con la serata, e sensibilizzare tutti, come mi ha chiesto il responsabile della scuola calcio, che dopo vi presento, del Dordecimenci, è che questo torneo, la premiazione del torneo non va solo alla squadra che vince, e state attenti a questo perché secondo me è importante. Le premiazioni sono fatte in base anche alla squadra più simpatica, il fair play, e anche alla tifoseria migliore, per sensibilizzare, insomma, i bambini ad avvicinarsi al calcio anche in un modo diverso, anche ai genitori. Quindi, detto questo, buon proseguimento e ci vediamo dopo. Facciamo un cambio di programma, perché stiamo strepitando. Io sono onorato perché, insomma, sto presentando una persona che è un patrimonio del calcio italiano, scusami Antonio se mi permetto, del calcio italiano, e chiamerei qui a spendere due parole Antonio Candreva, insomma, si presenta da solo. Buonasera a tutti, che dire, grazie per l'invito, e tornare all'origine per me è una cosa che mi riempie d'orgoglio, questa cosa, perché sono cresciuto in quel campo, in questo quartiere, quindi ripeto, sono onorato di essere qui stasera, di presentare questi due tornei. E il ragazzo Domenico non lo conoscevo, quindi mi dispiace per come è andato. Mi sono informato che era un preparatore atletico del settore giovanile, e mi dispiace veramente tanto, e niente, e di Aldo posso solo parlare bene, perché anche se ero piccolo lo ricordo sempre presente, come diceva prima il presidente. Ci voleva bene a noi ragazzi, era presente, e niente, lo ricordo con enorme... sono emozionato, scusate, quindi non è che... anche io sono emozionato. Non parlo di tutti i giorni, parlare così da partire. E niente, posso spendere solo le parole positive verso Aldo. Niente, vi ringrazio, buona serata e bocca al lupo a tutti i ragazzi che parteciperanno a questi tornei. Posso permettere, Antonio, di farti una domanda? Siccome ci sono dei bambini della scuola calcio che rappresentano tutti i bambini che giocano a calcio come hai giocato tu, perché la tua origine viene qui dal Tor de Cenci, hai qualche consiglio da dargli, almeno, insomma, diciamo due parole a questi bimbi? Consigli ce ne possono essere tanti, io sono ancora giovane, ancora posso e devo migliorare. Consigli, giocare col sorriso, divertirsi, essere sempre umili, fate lo sport cui piace di più, perché non c'è solo il calcio nello sport, quindi lo sport è importante per i giovani, e ripeto, fate lo sport cui vi piace, e fatelo con amore e passione. Ti chiedo l'ultima cosa al nome del Tor de Cenci, ti do questo pennarello, se per favore puoi firmare questi tre palloni, perché due di questi andranno ai bomber dei tornei, quindi sì, un autografo, una firma, decidi tu. Quindi il capocannoniere dei Pulcini 2004 della manifestazione e il capocannoniere dei Pulcini 2003. Il primo pallone è stato filmato. Ok. Grazie ancora. Quindi per adesso buon proseguimento, noi ci vediamo dopo. E chi ci ospita e ci sta facendo mangiare, secondo me bene, perché sto mangiando anch'io, il ristorante Rosso Peperoncino. Adesso volevo approfittarne, perché abbiamo la fortuna questa sera di avere un calciatore professionista che con la sua
Umiltà ci ha detto due cose, abbiamo anche un agente dei calciatori nonché dei fratelli Cannavaro, Paolo e Fabio, e volevo invitarlo a dirmi, a chiedergli due cose e a farci dire due parole da Gaetano Fedele. Facciamogli un applauso. Sono colpito da quello che sto vedendo oggi, nel senso mi guardo attorno e vedo una passione, un amore, un valore, un principio per lo sport che noi amiamo, che io ho la fortuna di fare anche come professionista, però devo dire è bello vedere quanta gente ruota con passione e con amore attorno a questa attività. C'è la partita di Champions League a sinistra e dei ragazzini qui che non aspettano altro che calcare il campo del gioco per divertirsi. Penso che questa è l'essenza del calcio. Oggi abbiamo la fortuna di vedere sia questo che tutto, e mi ha fatto molto piacere ascoltare e soprattutto vedere la partecipazione emotiva di un calciatore professionista come Candreva, e me ne complimento, che non ha dimenticato le sue radici e le sue origini. Questo vi assicuro che accade molto poco spesso nel calcio. Purtroppo queste cose devono essere rivalutate. Un complimento a lui e soprattutto un complimento a chi l'ha formato e a chi l'ha educato come genitore e come giovane calciatore, che si vede veramente quanto affetto c'è anche dentro di sé verso il tornaconto. Quindi complimenti a tutti voi e mi auguro che tutti i ragazzi possano avere il suo stesso futuro e soprattutto i suoi stessi valori. Gaetano, volevo soffermarmi un attimo sul torneo e dirti che ne pensi, visto che il professionismo giustamente gira intorno agli obiettivi della premiazione che è stata scelta per questo torneo, per premiare sia chi arriva primo, sia la simpatia, il fair play e la miglior tifoseria. Cosa ne pensi? Credo questa sia stata quindi la prosecuzione di quello che stavo dicendo, l'intuizione sicuramente vincente da parte di chi ha organizzato, da parte dei direttori, da parte del comitato, di far capire a questi ragazzi che il calcio conta, nel calcio il risultato conta fino a un certo punto, contano altre cose, sono quelle cose che poi le accompagnano nella vita ad essere uomini, ad essere dei grandi professionisti. Quindi veramente un applauso, e lo dico di cuore e con grossa convinzione, a chi ha organizzato tutto questo, e mi auguro che si andrà avanti con tanti anni in questo modo. Grazie a te, grazie. Beh, andiamo avanti, volevo sponsorizzare un'altra iniziativa che la scuola calcio a Tor de' Cenci farà e metterà in atto da giugno, cioè a giugno e a settembre, scusate. Si chiama Open Day gratuito, quindi tutti i bambini che non sono iscritti al calcio, i bambini che fanno parte sicuramente di questa zona e anche zone limitrofe, possono fare allenamenti gratuiti nel mese di giugno e nel mese di settembre per avvicinarsi a questa società e a questo sport. Io farei un applauso perché è un'iniziativa intuitiva, secondo me. Tra gli ospiti presenti volevo ringraziare, e se vuole insomma ci omaggia di due parole, il presidente del 12° municipio, Pasquale Calzetta. Buonasera. Grazie. Ma io ho sentito delle parole molto belle, quelle che sono rimaste impresse, quelle che Andrea, che dice giocate con il sorriso. Credo che questo sia l'elemento più importante da trasmettere ai ragazzi che entrano in zona sportiva e ci entrano soprattutto per crescere bene, per non stare in mezzo alla strada, per acquisire quei valori di partecipazione e di rispetto anche degli altri. Noi abbiamo istituito per esempio il premio Fair Play nel nostro municipio, abbiamo premiato per esempio una ragazza che aveva in una gara di equitazione, praticamente c'era una ragazza, aveva perso il cavallo, si era zoppato, una bambina di sua spontanea volontà ha ceduto il proprio cavallo per permettere a un'altra bambina di fare la gara. E di questi esempi ce ne sono tantissimi, e devo dire che questi sono gli esempi che noi dobbiamo portare all'attenzione dei ragazzi, farli crescere nel rispetto anche del proprio nemico sportivo in quel momento, ma soprattutto avendo il rispetto, che l'importante è avere rispetto proprio delle persone che ci sono accanto. Questa è una ottima palestra di vita, e credo che una città sportiva che ha la caratura, che ha l'esperienza, che ha la storia del Tor de' Cenci è assolutamente in grado di trasmettere questo impegno. Grazie. Grazie Presidente, e nel darvi il buon proseguimento
voglio ringraziare la trasmissione televisiva Fuori Aria che permetterà di divulgare tutte queste belle iniziative e queste manifestazioni. Facciamogli un applauso, stanno lì in piedi e lavorano per noi e con noi. Buon proseguimento, ci vediamo dopo. Così andiamo avanti. Intanto vi dico che Fuori Aria Gold TV dalle 18.30 alle 20 domenica ci sarà questa trasmissione, andrà un servizio, mentre da venerdì potete trovare questa manifestazione, questa serata che abbiamo fatto nel sito internet fuoriariaweb.it da venerdì, giusto? Perfetto, l'abbiamo detto. Adesso sensibilizzandovi nella premiazione che è stata scelta per questo torneo, ci tengo io e la società particolarmente, nel premio Fair Play, il premio della squadra più simpatica, il premio alla miglior tifoseria e ovviamente al primo classificato, approfondiamo il torneo con la presentazione del responsabile della scuola calcio, Giacomo Cavezza. Buonasera e grazie intanto a tutti. Allora, praticamente entriamo un attimo nell'aspetto tecnico regolamentare. Mi fa piacere insomma che ci siamo quasi tutte le società presenti. Allora, il torneo, come vi dicevo, è un torneo che non fa, cioè c'è un vincitore del torneo che sarà la società. Come vince la società? Vince non solo sul campo ma anche e soprattutto con altri tre premi istituiti, come ci diceva appunto prima il presentatore. Il primo premio è il premio simpatia, il premio fair play e il premio miglior tifoseria. Come chi deciderà, chi decreterà il vincitore di queste tre categorie saranno i dirigenti di ogni società o gli istruttori delle società. Come faranno? Adesso vi sarà data una cartellina dove ci sarà questo referto. Questo referto praticamente non è altro che il referto della federazione modificato. Sotto si vede, non so se si vede bene da qua su, ci sono i tre premi. Oltre che il risultato e la lista della squadra, sotto i tre premi ci sono tre numeri, 1, 2 e 3. Ogni istruttore o dirigente dovrà votare i tre comportamenti della squadra avversaria, come la tifoseria ad esempio dell'Empire fa gli striscioni, i cori per i propri tifosi, tutto bello, tutto colorato. Che gli diamo, 1, 2 o 3? Città di Fiumicino, che gli dà 1, 2, 3, bravo, un applauso a Catalogna. Stessa cosa simpatia e fair play. Il fair play cerchiamo di premiare i gesti sia oltre dei bambini anche degli istruttori e dei dirigenti. Cioè praticamente il torneo funziona in questo modo: ci sono sempre i tre tempi da 15 minuti. Chi non gioca il primo tempo giocherà il secondo tempo, il terzo tempo dovranno giocare tutti. C'è sempre chi fa un po' il furbetto del quartiere, ci conosciamo tutti, fa giocare 5 minuti in più uno, meno 5 minuti in meno l'altro, di solito quello che è più bravo gioca di più, noi cerchiamo di essere bravi e questo ci comporterà un punteggio maggiore nelle altre discipline. La società che nei due tornei, ovvero nel Marinello e nel Maggi, avrà più punteggio si porterà a casa la coppa e ci sarà una società appunto che vincerà tutto il torneo. Oltre a questi premi sono stati istituiti anche altri due premi, ovvero quelli dei marcatori delle due categorie 2004 e 2003. Chi vincerà il marcatore e chi totalizzerà più gol e si porterà a casa il pallone. Detto questo, e non è di secondaria importanza, questo torneo ho sensibilizzato un po' tutti i responsabili della scuola calcio, adesso lo dirò anche agli istruttori. Mi farà piacere se non portiamo le prime squadre, non portate le selezioni dei migliori, cerchiamo di portare tutti i bambini. Chi ha per esempio tanti bambini, portate
quelli che magari sapete che hanno giocato di meno, che magari è una festa, cerchiamo di divertirci tutti e di far soprattutto divertire i bambini, tutti quanti. Sul nostro sito in segreteria, dove appunto adesso vi presenterò il segretario, il signor Massimo Nicolai, che sta mangiando la carne, ci saranno tutti questi fogli, tutte queste indicazioni, marcatori, e possiamo seguire tutte le classifiche, tutto quello che ci pare. Quelle che rimarranno nascoste però sono quelle tre: simpatia, fair play e tifoseria. Quelle rimarranno nascoste fino al giorno della finale. Quindi non chiedeteci nulla, non avete nulla. Entriamo nel tecnico, tutto quello che è nel comunicato numero uno, così funziona per le partite. La cosa importante però è che valgono i gol, quindi alla fine dei tre tempi si calcoleranno tutti i gol effettuati. Volevo un attimo far alzare Roberto e Danilo, scusami Danilo. Allora, Roberto Poggi e Danilo Barbarisi sono due figure storiche del Tor de' Cenci. Allora, spesso, anzi quasi sempre, troverete loro sul campo. Loro vi aiuteranno per sfogliatoi, vi aiuteranno se avete qualche problema, qualche chiarimento, qualche domanda, ci saranno sempre loro che vi daranno una mano. L'ultima cosa importante è che noi come organizzazione del torneo metteremo a disposizione un pallone, un solo pallone, numero 4. L'indicazione è quella di portare almeno un pallone per società ad ogni partita, quindi lo dica ai dirigenti soprattutto. Questo lo facciamo perché sennò poi dopo va a finire che spariscono tutti i palloni e poi non ce ne abbiamo nemmeno uno. Invece sappiamo che ce n'è uno, ve lo daranno loro due, il segretario, e voi ne ve ne portate uno, casomai va fuori, ma succede qualsiasi altra cosa. Voglio ringraziare tutti quanti per la presenza. Adesso chiameremo tutte le società una ad una, così vi daremo tutte le informazioni necessarie. Puoi aiutarmi? Allora, città di Fiumicino. Totti. Eschilo. Selcetta. Se ci sono domande, sapete a chi rivolgervi. Grazie ancora.